sera, come abbiamo detto, è un gruppo che si trova in giugno di mattina, che ha l'esperienza di Lezio. Grazie per aver accettato l'invito di voi. Come dicevo, verrà presentato dal dottor Lezio Foglietta questo originario di Crucis, attualmente in 14 quadri, perché la tradizione ci ha restituito le 14 prestazioni, che già a colpo d'occhio provoca comunque delle domande e si trova un'omogeneità, diciamo, della configurazione artistica, ma all'interno di questa similitudine omogenea delle raffigurazioni si trovano delle variazioni. Per cui siamo anche interessati ad ascoltare l'ispirazione stessa dell'autore, il senso di questa operazione, come è nominata, cosa lo ha guidato e che cosa soprattutto intende comunicare mediante questa opera che ha già presentato, che è nominato a Lanza nella prima parte della nostra quaresima e in questa seconda parte invece è presentata qui a Novara nella chiesa di Sant'Andrea di Collato, dove troviamo una dietro l'altra delle varie mostre per Pasqua. Quindi ho l'occasione per ringraziare anche gli anziani, i tutori che con grande cura sono sempre presenti a tenere e custodire questa chiesa perché possa essere valorizzata e che possa diventare sempre più anche un polo di apertura culturale e di ricerca culturale aperta su una dimensioni importanti anche della tradizione artistica e culturale di Novara e in specie quelle legate proprio alla confraternita di San Giovanni di Collato, che è l'unica che rimane tanto una confraternita in tutta la diocesi. Quindi passo la parola a Renzo, che lo ringrazio per essere qui tra noi, e lo ascoltiamo del tempo. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Intanto comincerei a parlare soprattutto della parte, inizialmente della parte pittorica, in modo che poi ci togliamo questo problema. La Via Crucis è stata realizzata su dei pannelli, su dei fogli di carta, di cartoncino, tutti dello stesso colore, lavorando poi con i pastelli a olio per dare, con il tratto abbastanza relativamente violento, la partecipazione anche nella parte pittorica di quello che è il dramma della Via Crucis, perché tendenzialmente le immagini sono rappresentate con molte dette intorno quasi come se fosse un raccontino, mentre invece sappiamo benissimo che è una sofferenza. La parte invece religiosa di questa cosa è scaturita non tanto da un sentimento prettamente religioso, ma come reazione. Questa Via Crucis è stata realizzata nel 1999, quando c'era in corso la guerra della ex Jugoslavia. Il fatto di vedere queste persone che hanno vissuto fianco a fianco per la loro vita e improvvisamente per una regola di politica diventano nemici e cominciano a combattersi tra di loro, dentro di me ha fatto scaturire una reazione tendenzialmente violenta dentro me stesso. Io non sapevo come fare a esprimere da pittore quello che passava dentro di me fino al punto di trovare la soluzione nella Via Crucis, perché non c'è altro che una violenza fatta dagli uomini a un uomo, no? Che poi è figlio di Dio, ma comunque in quel momento è un uomo, solamente per una presa di posizione. Oltretutto, ragionando al tempo dell'esecuzione, ma ragionando ancora oggi, ancora di più, ci si rende conto che questa Via Crucis, con la conclusione della crocifissione di Cristo, è continuamente ripetuta giornalmente. Il nostro comportamento ripete continuamente l'aggressione a Gesù Cristo. Per cui io mi sono sentito partecipe di questa
questa cosa in maniera assoluta. Infatti dentro, poi ve ne spiegherò se riusciamo a fare una carrellata su questa cosa, c'è la mia partecipazione. Ho scritto anche i commenti che ci sono scritti da me proprio perché era necessario anche quella parte da spiegare. Prendendo in esame le varie stazioni della Via Crucis, ecco un'altra spiegazione che stavo dimenticando. Proprio per questo motivo del fatto di partecipazione, io sono andato dentro nel corpo di Cristo, superando tutto quello che potevano essere la retorica dell'espressione patetica, cioè le mani aggrinzite, il volto sofferente. L'ho tolto di proposito per essere fortemente dentro nella sofferenza di Cristo. Perciò, quando viene condannato a morte e già stato flagellato e ha la sofferenza già fisica dentro se stesso, poi viene caricato della croce, per cui questo palo, prima i romani facevano portare il palo attraverso sulle spalle del condannato, e mentre invece l'altro che sorregge questo palo era già conficcato nel punto della, lo sappiamo benissimo, nel punto della condanna, insomma, del trovato. Abbiamo la prima caduta, per cui l'uomo va verso la terra. Quando Gesù incontra sua madre, sotto l'aspetto pittorico cominciano le difficoltà di un pittore che attraverso poco spazio doveva rappresentare più figure. E ho utilizzato questo riflesso, quest'ombra della madre che si proietta contro la tunica di Gesù intanto che passa, proprio a determinare questo incontro. Da pittore ho lavorato molto, prima ho ragionato su questa cosa, ma poi è stato un lavoro di getto. Ragionandoci successivamente mi sono reso conto che è stata un'idea giusta, perché le madri fondamentalmente sono sempre nell'ombra, non sono mai in primo piano, no? Lavorano dietro, siamo più noi uomini che vogliamo apparire a tutti i costi. Quando viene aiutato dal Cireneo, naturalmente il Cireneo non è più un condannato, per cui porta con sé il palo come se fosse un palo della vigna, un palo di lavoro, ed ecco la condizione divisa in due del corpo di Cristo che prosegue il suo percorso e l'altro che gli porta il palo. Quando incontro la Veronica, io mi sono messo nei panni di questa persona che va ad asciugare il sudore di Gesù Cristo. Se io facessi l'azione di asciugare e guardassi il risultato, mi troverei dentro nelle mie mani il volto di Cristo. Questa è stata la mia necessità di partecipare a questa cosa. La seconda caduta è più rivolta verso il basso. Da questa parte abbiamo le donne di Gerusalemme che tentano di toccare e Gesù dice: andate dalla vostra strada e non pensate a me. La terza caduta, l'uomo è arrivato definitivamente a toccare la terra, proprio perché non ci sono più spazi di superare queste condizioni. Ancora una volta siamo arrivati sul Calvario e Gesù viene spogliato dalle vesti. Questo lavoro di spogliare era una ulteriore umiliazione all'uomo, perché un uomo nudo, un essere umano nudo, è senza tutela, è completamente nelle mani di chi lo vuole maltrattare o violentare. Per cui ancora una volta, se io fossi io a togliere la tunica a questo uomo, le braccia vengono verso di me e io sono quello che gli tira via gli stracci. Arriviamo alla di essere inchiodato sulla croce, che non è inchiodato in alto sulla croce, ma è inchiodato per terra sul palo che l'ha portato fino a quel momento, per cui la tensione muscolare è veramente della sofferenza dei chiodi che si infilano nelle mani.
Quando muore sulla croce sappiamo per certo che il condannato moriva per soffocamento. Infatti a Gesù non è successo, ma nella maggioranza spaccavano le ossa delle gambe perché non forzassero sulle gambe e questa agonia continuasse per molto tempo. Per cui c'è proprio tutta la tensione verso l'alto per cercare di trattenere un respiro che invece va abbandonato. Avviene la morte, per cui la deposizione è già di un corpo rilassato, non ci sono più tutte le tensioni precedenti, ma subisce solamente un trasferimento dalla croce a terra. E infine abbiamo la deposizione, sì, c'è lo straccio che serve, il telo che serve per calarlo dalla croce, e poi viene deposto a terra sulla sindone, che lo coprirà completamente per essere deposto nel. Questa è stata la mia espressione, ma io vi ringrazio molto della vostra presenza. Cioè, era una cosa, vi ripeto, non voleva essere un racconto della Via Crucis, ma per me è stata una assoluta necessità di espressione. Basta, è finito. Grazie. No, il cartoncino è tutto uguale, un cartoncino rosso mattone, incollato sopra un paesino. Quindi tu hai messo sopra il bianco, un po' di marrone, cosa hai messo? Io ho messo dei colori, dei pastelli a olio, lavorando al tratto, come se fosse un disegno carboncino, ecco, anziché essere a un monocolore e a colori. Ma quanti colori hai utilizzato? Perché non riesco a capire. Nero, bianco? No, ma c'è una gamma abbondante come qualunque altra. Sì, solo che essendo il fondo appunto così, forse il fondo bianco non li vede di più, quindi qui sono proprio misti. Sì, sono molto mescolati, ma questa collocazione è importante perché noi abbiamo la possibilità di vedere da vicino se vogliamo analizzare la cosa, oppure da lontano dove vediamo l'insieme. Andando vicino voi scoprirete che è fatto con cattiveria, non c'è una cura del disegno in funzione di un risultato, è qui, è da distante che si trova l'equilibrio della cosa. Sì, è vero, perché se lo vedete vicino vedete tutti i colori diversi, perché visto lontano sembra tutto omogeneo. La gamma dei colori è come quelli a olio, come quelli all'acquarello, cioè non è che ci sia un limite. Naturalmente il limite è dato dal colore di fondo che io ho dovuto usare più chiari possibile per essere più luminoso in certe condizioni, con la contrapposizione degli scuri. La scelta di tenere lo sfondo in questo colore, che è il colore dell'adamà, cioè della terra argillosa. Certo, e anche quello è un discorso di dramma interiore, cioè questo color terra è ancora una volta legato a questa necessità di espressione. Perché ma la mancanza del volto, ripeto, è legata al fatto che non è solo Cristo, è anche quello che mi passa a fianco, che io maltratto perché non ho voglia di ascoltarlo, oppure il mio familiare che mi rompe le scatole in un momento. Cioè tutti noi non siamo immuni da questa cosa, no? Perciò continuamente, ogni volta che tu ti alzi al mattino dici porca miseria, ma ancora una volta mi sono comportato nella stessa maniera che non me ne sono reso conto. E sembra quasi che l'uomo abbia la necessità di essere della cattiveria, della violenza verso il prossimo. È incredibile questo fatto, io non so, non ho una spiegazione ulteriore. Complimenti, proprio meraviglioso. Grazie molte. Bene, direi a questo momento visto che molto difficile.
visto che siete pochi, perché non ne ho più, chi ha piacere di avere i commenti, io ne ho solo una decina qui a disposizione, per cui grazie. Siete insieme? No, grazie. Ah, l'ha già preso. Bene.